Presidente di Scardi, oggi si parla di innovazione nell'industria 4.0. Quali sono le criticità e quali invece le opportunità dell'industria digitale? Beh, le opportunità diciamo che sono alla portata di tutti. Il problema è crederci e rivedere questo discorso Industria 4.0, che scusate, per me è Manifattura Italia, perché è una piattaforma che sta facendo anche a livello nazionale, dove ho preparato le aziende per fare questo percorso. Un percorso non che si fa dall'oggi al domani, non è una cosa che si compra. Dobbiamo creare questa cultura del digitale, ma preparare le aziende. Oggi addirittura si parlerà proprio anche della manutenzione predittiva, proprio in questa ottica qua della digitalizzazione. Però non si può parlare di digitalizzazione se non si parla prima dei prodotti per essere digitalizzati. Bergamo è pronto ad accogliere queste sfide? Ma Bergamo, diciamo che se non è pronta la prepareremo. Questo è un obiettivo che ci stiamo... Vogliamo che questo territorio sia uno all'avanguardia su queste cose qua. Abbiamo l'università, abbiamo anche la meccatronica e abbiamo anche un presidente nazionale della fabbrica intelligente, ma anche regionale. Stiamo lavorando proprio in questa ottica perché Bergamo non sia seconda per nessuno.